Buongiorno a tutti, quest'oggi abbiamo intervistato Maurizio Pallante, che è autore del libro La decrescita felice, che ha dato inizio al movimento, indovinate un po', della decrescita felice. Come e perché si è arrivati a questo modello di sviluppo e perché c'è bisogno di una decrescita? Ecco, perché è stato posto come obiettivo delle attività economiche e produttive di produrre quantità sempre maggiori di merci. Questo è un punto molto importante da capire, perché quando parliamo della crescita e del prodotto interno lordo, pensiamo che ci si riferisca ai beni che un sistema economico e produttivo mette a disposizione di una popolazione nel corso di un anno. La crescita, il PIL, non misurano i beni, misurano le merci, cioè gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro. Ma siccome noi siamo abituati a comprare tutto quello di cui abbiamo bisogno, pensiamo che il concetto di merce e il concetto di bene siano quasi equivalenti. In realtà sono due concetti molto diversi ed esistono dei beni che non sono merci e delle merci che non sono beni. Per cui noi produciamo sempre di più delle cose che hanno utilità sempre inferiori e che procurano problemi sempre maggiori. Ci faccia qualche esempio di problema procurato, magari. Da qui nasce la necessità della decrescita. Faccio degli esempi concreti per capire questo, cosa voglio dire. Noi abbiamo le nostre case in Italia, i nostri edifici consumano mediamente per il riscaldamento 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Alto Adige, in Germania, in alcuni comuni italiani non fanno costruire edifici se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, in termini di crescita, che una casa costruita male, che disperde 13 litri di gasolio su 20, fa crescere il prodotto interno lordo di più di una casa costruita bene che non li spiega e si accontenta di 7 litri. Allora, la decrescita è l'adozione di tecnologie e di comportamenti che ci consentono di diminuire il consumo di merci che non sono beni. Se ristrutturo la casa che consuma 20 litri e la faccio consumare 7 litri, io arrivo a avere una diminuzione del consumo della merce gasolio di riscaldamento e quindi una decrescita del prodotto interno lordo. Ma questo non significa che c'è un peggioramento, perché quello che serve è che la casa sia calda. I 13 litri in più non soltanto non servono, ma creano un danno perché vanno a far crescere le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e quindi l'effetto serra. Pertanto, noi parliamo di decrescita felice, perché se diminuisco la produzione e il consumo di una merce che non è un bene, costruendo meglio le case o ristrutturando le case esistenti, io ho un miglioramento della qualità della vita e non un peggioramento, un miglioramento che è direttamente proporzionale alla diminuzione del gasolio sprecato. C'è anche l'altro ragionamento, perché come esistono delle merci che non sono beni e che quindi se le diminuisco ho un miglioramento della vita, esistono dei beni che non sono merci. Tutto quello che uno produce per se stesso e che non compra o che scambia per amore all'interno della famiglia o di rapporti di collaborazione con altre persone comporta una decrescita del prodotto interno lordo e un miglioramento della qualità della vita. Se c'è una famiglia che ha un orto familiare da cui si produce la frutta e la verdura che mangia, non va a comprare la frutta e la verdura al supermercato, quindi fa diminuire la domanda della merce, frutta e verdura. Però non si priva di niente. Anzi, mangia meglio. Siamo di nuovo nella condizione di una decrescita felice, perché questa diminuzione, questo aumento della produzione e consumo di un bene che non è una merce, che comporta quindi la diminuzione della merce corrispondente, comporta un miglioramento delle condizioni di vita. Ecco, bene. Questo è il concetto, diciamo, di fondo. Ma quali sono gli effetti di questa crescita spasmodica? Ecco, se noi poniamo come obiettivo dell'attività economica produttiva la crescita della produzione di merci, noi abbiamo un bisogno crescente di risorse da trasformare in merci e quindi esauriamo più rapidamente le risorse non rinnovabili, per esempio le fonti fossili, e facciamo in modo di consumiamo le risorse rinnovabili con una velocità maggiore di quella che loro hanno bisogno per riprodursi. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che per produrre sempre di più utilizziamo delle tecnologie che hanno un forte impatto ambientale. Non ci stiamo a preoccupare se una tecnologia ha o meno, crea o meno inquinamento, ci stiamo a preoccupare se aumenta o no la produzione. Negli ultimi anni abbiamo mandato in atmosfera, nelle acque e nei suoli quantità enormi di veleni sintetizzati per aumentare la produttività.
E il terzo elemento è che aumentiamo i rifiuti. Perché in una società in cui tutti hanno tutto, se dobbiamo continuare a produrre e a vendere quello che abbiamo prodotto, dobbiamo buttare via sempre più in fretta le cose che abbiamo e quindi aumentiamo i rifiuti. Queste sono le conseguenze negative della crescita. E poi dal punto di vista ambientale, poi ci sono le conseguenze negative dal punto di vista sociale, perché noi per consumare delle cose sprecandole, buttandole sempre più in fretta e usandole con poca efficienza, sottraiamo il necessario ai popoli poveri. Quindi c'è anche un forte elemento di ingiustizia sociale che è collegato al forte elemento di impatto ambientale. Quali sono le tecnologie della decrescita? Questo modello ci propone uno sviluppo o un passo indietro? Per ottenere la decrescita della produzione di merci che non sono beni, occorrono delle tecnologie molto avanzate. Cioè, chi si fa fautore della decrescita non è un fautore del ritorno all'indietro, ma è un fautore di andare avanti in una direzione diversa, cioè di più innovazione tecnologica che abbia l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica, l'impatto ambientale. Questa è una delle direzioni in cui si deve lavorare per la decrescita. Ci sono altre due direzioni. Una direzione è il cambiamento degli stili di vita, cioè avere degli stili di vita più sobri, la capacità di autoprodurre e non soltanto di comprare le cose di cui abbiamo bisogno. E il terzo elemento è l'impegno di carattere politico. Cioè ci sono tutta una serie di misure che possono essere prese a livello amministrativo, nei comuni, negli enti pubblici, che vanno nella direzione della decrescita. Se per esempio un ente pubblico mette nel regolamento edilizio del proprio consiglio comunale la norma che non si possono costruire edifici se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno, sta facendo qualche cosa che va in direzione della decrescita, della diminuzione del consumo, dello spreco di fonti fossili, ma si mette anche nelle condizioni di stimolare lavoro e occupazione nelle attività che ci consentono di migliorare le nostre case e fare in modo che sprechino meno risorse. Bene, grazie a Maurizio Pallante e al Movimento della Decrescita Felice e ci vediamo domenica prossima sempre su Iron TV, più o meno.